Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi sabato 16 dicembre 2017 anime e manga andrà in pausa, forse per una settimana, cioè da questo. E volevo fare un video che Passione di Mary pure me l'aveva chiesto di fare, perché avevo fatto le 10 cose che mi piacciono. Quindi non si parla di Sailor Moon né di anime né di manga. 10 cose, questa volta io vi ho fatto un video, 10 cose che mi piacciono. Oggi è 10 cose che non mi piacciono. Domani ho posto un vlogmas un po' particolare. Ho visto che non è che è piaciuto tanto l'ultimo, il quarto vlogmas. A me sinceramente non mi interessa. Un vlogmas un po' diverso, perché farò un video che qui sul canale, non domani, domenica 17, non avete mai visto. Chi mi segue su Instagram ha visto una fotografia che io ero fuori casa scritto, e quindi potrebbe capire. Andiamo con la classifica numero 10, che non so se comparirà qui. Il decimo posto che non mi piace sono alcuni tipi di verdure come finocchio, sedano e verza. Non mi piacciono, soprattutto il finocchio, perché è molto aspro. Quindi non mi piace proprio. Quindi questi tipi di verdura non mi piacciono proprio. Soprattutto il sedano, che è uscito nelle analisi delle allergie. Sapete che io sono allergico a pelo di gatto, alberi. Qua 6-5 anni fa mi ho fatto degli esami. Pelo del gatto, pelo del cane, il cipresso, l'ulivo, la pianta e il lattice, e quindi il sedano era incluso in questa lista. Non a posto, rimaniamo cosa di mangiare. Voi dovete sapere, non a posto, non so se vedete sempre qui sotto me, a non a posto la cosa che non mi piace è tutti i tipi di frutta, soprattutto frutta fresca e frutta secca. Perché io sono intollerante, anzi allergico dopo anni, questo me l'ha detto lo stesso il medico dell'allergia, sono intollerante alla pectina. Non so per quale motivo, da quanto sono nato, non, io ho mangiato frutta, così mi hanno detto, quando avevo 5-6 mesi nelle papine, però dai 2, 3, 4, 5 anni anche all'asilo io non mangiavo frutta e non lo faccio neanche ora. Prima mangiavo gli arachidi, poi quando ho scoperto che il medico mi disse non mangiare frutta secca, allora ho smesso. I pinoli, a volte nel pesto, io mangiavo il pesto, ora non lo mangio più. I pinoli mi portavano anche dei dolori di pancia. Forti dolori, dei crampi mi venivano. A volte, quando mia madre cucinava il pesto, a volte avevo delle nausea a sentire solo l'odore del pesto. Ora non più. Non più, perché mia madre, sapendo che io non posso mangiare quei pinoli, non lo cucinava, non lo fa più. Prima c'era mio fratello qui in casa, comprava quelli pronti e mio fratello doveva mangiare. Ora non mangio più il pesto. Ottavo posto, rimaniamo sempre tema cibo, frutta secca. Come dicevo prima di queste analisi, mangiavo gli arachidi e anche le castagne, penso. Poi per il resto non mangiavo. Il corpo non si sa per quale motivo, in età adulta sono risultato intollerante a questo tipo. E quindi così. Andiamo al settimo posto.
che non so se comparirà, voi mi dite tagliato. Al settimo posto, non si mangia stavolta. La cosa che io odio, la di più in assoluto, in tutto il mondo, è le falsità. La falsità legate alle bugie. Io vi parlo per esperienza personale, io ho avuto, ho tre famiglie, molte di queste persone hanno avuto sempre dei comportamenti, due facce nei miei confronti, io parlo nelle mie situazioni, come si sono comportate con me, non solo le persone delle mie tre famiglie, ma anche persone estranee, soprattutto i fiorentini. In vlog, ma se l'avevo detto, quello di giovedì, che io odio i fiorentini. Le persone strane, faccio un esempio, qui mi è capitato di essere stato accusato di non si sa perché non c'erano le prove, non posso parlare, mi hanno accusato di essere un responsabile quando in realtà non è così, solo per cacciarmi dal gruppo. Faccio un esempio, io non posso parlare, però posso solo dire questo, e forse nel Draw My Life probabilmente ve lo spiegherò, ora vedrò quando il Draw My Life farò. Comunque la falsità io l'ho incontrata non solo con questi personaggi e nelle mie tre famiglie, i centri impiego, assistente sociale, ora vi faccio l'elenco, i miei ex compagni delle scuole superiori, anche persone conosciute sui vari social network, uomini e donne, io parlo di uomini e donne in generale, parenti o non parenti, perché io ho una miriade di liste di persone che sono false di natura, però io ho una capacità di capire subito quando una persona è sincera e un'altra no. Sesta posizione, i giudizi delle persone. Io sono una persona impulsiva e quando faccio una cosa me ne frega assolutamente. Un anno fa mi è capitato, non posso parlare, non posso rivelare chi è, per un comportamento sbagliato mio, visto da altre persone, mi hanno criticato alle spalle e dicendomi addirittura che io sul mio canale YouTube avevo fatto le minacce di morte a una determinata persona. Questa determinata persona non è che me l'ha detto in faccia, me l'ha detto dietro alle spalle. Vedete anche la essere codardi, che significa? Quindi io ho fatto anche delle scelte, come per esempio la mia passione per Sailor Moon, i miei parenti, giudizi, sono cose da femmine. Io vi faccio vedere tutti gli angoli di questo, di queste varie situazioni. Io sono stato criticato molto anche in passato, soprattutto a Napoli, ma soprattutto qui nei fiorentini, anche dai social network, a volte anche persone non italiane su Instagram, per il mio aspetto fisico. Quindi vi faccio vedere, a me non mi interessa assolutamente, purtroppo se mio padre, il mio defunto padre biologico, era fisicamente simile a me, io ho esitato sui DNA, non ci posso fare niente. Anche io odio questo corpo, perché se avessi la bacchetta magica mi farei tante modifiche come vorrei. Purtroppo la magia non esiste e io mi devo accontentare di questo corpo così com'è. Io ho anche un soffio al cuore, un soffio al cuore che mi hanno detto che non è grave, però penso che questo aspetto fisico, non facendo sport, abbia influenzato molto parecchio. Avevano paura probabilmente che io, facendo uno sport, il soffio al cuore mi poteva accadere, cioè mi poteva succedere qualcosa.
Quinta posizione. Persone che ti parlano male alle spalle. Come ho detto, per quanto riguarda i giudizi delle persone, anche questa è una cosa che non mi piace molto delle persone, perché io vengo sempre a sapere, anche dei miei parenti, chi parla male, io vengo sempre, sempre a sapere tutto. Quarta posizione. Fiducia. A dare fiducia agli altre persone. Ultimamente, da un anno e mezzo, la penso così. Io ho già dato fiducia molte volte ai parenti e non parenti, e il risultato è stato così. Alla fine non si sono comportati come si dovevano fare, soprattutto per i fiorentini e soprattutto persone conosciute nei social network. Soprattutto la sfiducia anche per questo. Terza cosa, terza posizione, fare commissioni inutili. Terza posizione, fare le cose inutili, commissioni inutili. Solo se devo andare a comprare un pezzo di pane, per me è una cosa inutile, perché a volte mia madre me lo dice: vai a comprare al supermercato. Per esempio, adesso sono rientrato, sono andato con mia sorella, sono andato a fare la spesa, però non era solo il pezzo di pane, ma perché dovevo fare dei regali agli altri miei parenti, e domani vedrete un acquisto particolare. Ecco perché ho detto domani sarà un video particolare. Secondo e ultimo top 2, come potete vedere, il fumo e le sigarette mi danno molto noia, perché io da fino all'adolescenza soffrivo d'asma. Quest'asma è scomparsa crescendomi, probabilmente, perché attacchi di asma non mi sono più venuti. Non so per quale motivo l'asma conviveva con me, però è una cosa normale, non penso sia ereditaria. In questa casa piena di muffa, che il comune di Firenze non fa nulla, vi faccio un esempio: mia madre a 62-63 anni ha preso l'asma, per farvi capire. E mia madre, quando io avevo 5-6 anni, fumava le sigarette. Ora non fuma più da tanti anni, però il fumo e le sigarette anche a lei gli dà fastidio, anche a me mi dà fastidio. Number one, numero uno, eccolo qui, il disordine. Avete visto sopra il letto di castello? Mia sorella non ha avuto il tempo di sistemare negli armadi i suoi giubbotti, e questo è un disordine, sinceramente a me mi dà fastidio. E anche qui dietro, vedete dietro il letto di castello? L'hanno fatto di... a me, ma soprattutto mia madre, quando sta in casa mette scatoli, cambiamenti, quindi mi dà molto fastidio il disordine. E finisce così nel video, guerre Sailor. Nell'info box troverete i miei social network da Telegram a Instagram, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, gestito con Luca Metabrix e Inframulmate Channel, il canale Sailor Moon Fans è affiliato ad Amazon, mentre troverete anche i link dei ragazzi del Sailor Team, Inframulmate Channel, Luca Metabrix, Chiaraciu, Sergio Livorsi, eccetera eccetera. Noi ci vediamo domani con un vlogmas molto particolare. Ciao ciao.